Siamo in compagnia del vice sindaco di Larino, Assunta D'Hermes, anima di questa manifestazione, perché è l'organizzatrice di Girolio 2017, unica tappa qui in Molise. Intanto c'è stato un grande impegno per portare Girolio qui a Larino. Sicuramente un grande impegno che dura da diversi mesi. Ho deciso di farla nel mese di dicembre anche per ricordare la nascita delle città dell'olio che ormai compie 23 anni e la nascita è stata fondata proprio qui a Larino 23 anni fa, appunto il 17 dicembre. Rivendicare un po' questa data per la città di Larino è un onore. Pensare di poter essere quest'anno per il Molise promotori di questa iniziativa e quindi anche promotori della valorizzazione dell'olio extravergine e della dieta mediterranea è fondamentale. Poi, da vice coordinatrice regionale delle città dell'olio, avevo questo obiettivo dall'inizio e sono davvero soddisfatta di essere riuscita a portare a termine questo compito istituzionale. Una 3 giorni tra l'altro ricca di eventi e tra l'altro c'è anche inserito all'interno di Girolio la premiazione del concorso Goccia d'Oro. Sì, ricca di eventi che è partita dal giorno 15 con l'inaugurazione all'Istituto Tecnico Agrario, un momento davvero molto istituzionale col coro della scuola che ha cantato l'inno di Mameli in tutte e quattro le strofe ed è stato un evento davvero bellissimo. È proseguita nel pomeriggio con la rassegna di cortometraggi curata da Molise Cinema e poi abbiamo aperto i mercatini dei saperi e dei sapori con cornamuse e tamburi, un evento davvero emozionante. Il giorno 16, un seminario più complesso, grazie anche alla partecipazione dell'Università del Molise e della LILT, e in particolare dell'Agrario, che ha messo a disposizione i prodotti che si coltivano nelle aziende dell'Istituto, e dell'IPSAR Alberghiero, che ha avuto il compito di trasformare i loro prodotti, e anche quelli di Fruttagel che è partner della manifestazione, e a offrirci uno show cooking che prepara il professor Santilli e poi un piccolo light lunch interamente offerto e preparato dai ragazzi dell'alberghiero. Conclude la giornata un giro a Montorio, altro paese partner di questa manifestazione, e sì, premio centrale, il premio Goccia d'Oro non ce lo possiamo dimenticare, il premio che da diversi anni mette in concorso diversi oli molisani e non solo e premia le eccellenze, quindi bisogna dare davvero risalto a questo momento e le aziende del territorio sono interamente coinvolte, quindi questo è davvero un grande successo. Siamo in compagnia di Enrico Lupi, presidente nazionale dell'Associazione Città dell'Olio. Quanto è importante portare appunto in giro per l'Italia queste manifestazioni? Ma io credo che questo filo d'olio che lega tutta l'Italia olivettata sia strategico e importante sia a livello culturale e soprattutto di diffusione nella cultura dei consumatori, questa capacità di trasmettere i valori salutistici, organolettici, di gusto del nostro extravergine. Questo credo che sia il valore fondamentale di Girolio d'Italia. Tappa Larino, splendida location, regione importante, strategica e naturalmente una qualità veramente eccellente che io ho avuto modo anche di degustare. Quindi un appuntamento importante che deve servire soprattutto alle giovani generazioni. Noi creiamo Bimboy, ad esempio, un circuito per la scuola primaria per l'Italia con migliaia e migliaia di bambini che imparano giocando che cos'è l'extravergine, la sana alimentazione. Vede, quindi questo credo che sia la summa dei valori che trasmettiamo ai cittadini, alle istituzioni. Anche la sensibilità delle istituzioni è fondamentale perché poi sono loro che danno la traccia per cui i cittadini consumatori, gli abitanti si devono ispirare. Ecco, questo credo che sia un po' la sintesi. Si punta soprattutto alle giovani generazioni, si parte dalle scuole. Dicevo, Bimboy, scuola primaria, i bambini imparano giocando, ma la novità del 2018 che punteremo anche sulle scuole alberghiere e sugli istituti agrari, proprio per dare una testimonianza, ma soprattutto un'impronta. Mi riferisco alle scuole alberghiere perché poi i ristoranti sono gli alfieri, gli ambasciatori in Italia e nel mondo della nostra cultura alimentare e quindi la formazione dei giovani cuochi è importante e strategica per l'extravergine.
finisce qui questa puntata di Viaggio in Molise. Se volete rivederla potete andare sul sito www.telemolise.com oppure sul digitale terrestre al canale Molise Mio. Vi ricordo che ci vediamo anche nel Lazio e in Abruzzo.